La gara si mise subito male, perché avendo appena piovuto, Lauda scelse le gomme per la pioggia. Però, durante il primo giro, perse posizioni rispetto ai piloti con pneumatici slick e quindi si fermò a cambiarli. Ripartì cercando di recuperare, ma un incidente lo aspettava alla curva di Berferg, anche a causa della poca aderenza fornita dalle gomme fredde su un tratto di asfalto ancora bagnato. Lauda, dopo aver perso il controllo della propria vettura, colpì una roccia al lato del circuito e terminò la sua corsa in mezzo alla pista. La monoposto prese fuoco per la fuoriuscita di benzina e il pilota rimase intrappolato nella vettura in fiamme prima che alcuni colleghi sopraggiungessero cercando coraggiosamente di aiutarlo. Ma fu soprattutto per l'intervento di Arturo Merzario, il quale lo estrasse dall'abitacolo in fiamme, che Lauda riuscì a salvarsi. Infatti, dopo svariati tentativi per poter estrarre Nicky dall'abitacolo, ci sono andati a vuoto e siamo riusciti ancora un'altra volta, in quanto Hertel, preso un estintore, ci faceva come una specie di sentiero, una strada, e con Edwards siamo riusciti a estrarre Nicky dall'abitacolo. Le sue condizioni rimasero molto critiche nei giorni seguenti e solo il 5 agosto venne dichiarato fuori pericolo dai medici. Il giorno stesso dell'incidente, Enzo Ferrari cercò un sostituto, Emerson Fittipaldi, che declinò. Infine si accordò con Carlos Reutemann. Lauda, mostrando grande coraggio, decise di tornare al volante dopo solo 42 giorni dall'incidente, al Gran Premio d'Italia. Sai, per me è stato semplice, ho pensato, accidenti sei nei guai ormai, quindi cosa devo fare, mi sono detto. Sì. E così ho seguito i consigli dei medici. Sì, sì. Al 200%, non solo al 100%, perché non sarebbe bastato. Vedi, qualsiasi cosa mi ordinavano io facevo il doppio. Per esempio, dovevo far uscire qualcosa dai polmoni, no? Sì. La macchina del vuoto è stata una brutta esperienza. Però lo fai, anche se ti senti distrutto. E appena mi sentivo meglio, facevo segno di farlo di nuovo. Sentivo che mi faceva bene ripetere. Lauda si legò per sempre al dito la scelta di Ferrari, come se non fosse già abbastanza difficile il rapporto tra Nicky ed Enzo. Le sue condizioni però erano ancora precarie e fu necessario modificargli il casco, togliendo parte dell'imbottitura, per cercare di limitare le perdite di sangue che si verificavano con lo sfregamento sulle ferite del volto non ancora rimarginate. L'autorizzazione della commissione medica arrivò il venerdì mattina, prima delle prove. Dopo aver ottenuto il quinto posto nelle qualifiche, Lauda, seppur martoriato dalle ferite, alcune addirittura ancora sanguinanti, giunse quarto in gara, raccogliendo punti importanti per la lotta al titolo.